Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. In particolare in questo video voglio portarvi con me a fare shopping per tutti i supplies back to school. Stiamo parlando quindi di quaderni, evidenziatori, eccetera, eccetera. Prima di passare al video vero e proprio voglio farvi un attimino una piccola presentazione, ovvero ciao a tutti, io mi chiamo Lada, ho 17 anni, quasi 18, e quest'anno appunto comincio la quinta superiore del liceo linguistico. Ogni anno porto contenuti riguardanti la scuola, soprattutto durante il periodo back to school, registro tantissimi video appunto back to school. E quindi se siete curiosi, se vi interessa questo mondo della scuola, dello studio, mi raccomando, cominciate a seguirmi se già non lo fate. Inoltre volevo anche dirvi che è già uscito sul canale un video back to school dove vi ho dato 10 consigli per cominciare al meglio quest'anno scolastico, per cui se ancora non l'avete visto mi raccomando recuperate. Passando invece al video di oggi, siccome voglio proprio simulare il fatto che andiamo a fare shopping insieme, ho pensato anche di prepararci insieme per andare a fare questo shopping, per cui in questo momento mi devo cambiare, mettere un outfit carino e poi mi voglio anche truccare, per cui passiamo un attimino all'outfit, anche se non ho bene in mente quello che voglio mettere. In questo momento appunto addosso questa canottierina super super cute che credo di tenere in realtà, e poi questi pantaloncini del pigiama. Per quanto riguarda il sotto vado a mettere questi jeans di Subdued nuovi che sono super super larghi, super da skater, io innamorata. Come scarpe ovviamente vado a mettere le mie samba nere. Come accessorio la mia solita collanina con il cuore, questa qua l'ho presa da Brandy Melville. Per finire come borsa mi porto questa qua di Bershka che è la mia preferita. E quindi questo è il mio look per andare a fare shopping back to school. Fatemi sapere se vi piace. Passiamo in questo momento invece al make up, con cui mi immagino che anche voi in questo momento che state guardando il video vi state preparando per andare a fare shopping back to school, quindi siamo letteralmente coordinati, adoro. Io nella mia testa più o meno mi sono fatta una lista di cose che voglio prendere. Siccome questo è il mio ultimo anno di scuola, quindi è il mio ultimo back to school, è già molto triste, credo che prenderò pochissime cose perché mi sono resa conto che ogni anno prendo sempre meno cose, prendo solo il necessario, però voglio comunque che sia tutto molto molto aesthetic. Makeup done, vado solo a mettere questo profumino al Vanilla Dreams che non ho mai messo prima d'ora, quindi adesso vediamo se mi piace. Approvato. Che dire, adesso direi che siamo pronti per uscire di casa e andare a fare il nostro shopping back to school. Il mio ultimo shopping back to school della mia vita. Sono uscita di casa amici, adesso andiamo in Duomo perché voglio andare prima di tutto da Muji, che sarebbe un negozio credo giapponese. Comunque ha tutte delle cose super aesthetic e voglio prendere dei tipo di quadernini eccetera eccetera. Con il nostro bottino back to school. In questo momento ovviamente passiamo alla haul, che credo che sia la parte più attesa di questo video. Il primo sacchettino appunto è di Muji, come già vi accennavo. In realtà come vedete è abbastanza piccolino perché pensavo di prendere più cose ma non ho trovato molto. Però in ogni caso sono tutte cose piccoline, super carine che adesso vi farò vedere. Da Muji in tutto ho speso 17,60 euro. Ecco qua lo scontrino. Ho preso innanzitutto questa penna qua. Io a casa ho già un sacco di penne di Muji, però sono tutte con il tappo, invece questa è fatta in questo modo così non perdo il tappo, perché a scuola perdere il tappo è la routine praticamente. Vedo che ci ero anche preso 5 ricariche per questa penna in gel, anche perché appunto essendo in gel finisce subito, quindi mi serviranno. Poi ho preso queste due gomme, due perché una la terrò nell'astuccio, l'altra la terrò sempre nell'astuccio, ma tipo nel taschino, così in caso dovessi perderne una o l'altra. Non chiedetemi perché, ma io ragazzi perdo sempre tutte le mie cose a scuola. Fatemi sapere se anche a voi succede. Poi ho preso questo temperino super cute, bianco, carinissimo. In
realtà ovviamente ho anche un altro temperino, però questo era troppo carino e ci stava nella aesthetic. Io dovete sapere che ogni anno cambio un po' aesthetic del back to school, tipo c'era un anno in cui ho fatto tutti i colori fluo, un anno in cui ho fatto tutti i colori pastello, quest'anno vedrete perché è molto molto particolare. Penultimo acquisto di Muji sono questi post-it. Devo essere sincera, io utilizzo pochissimo i quaderni, scrivo praticamente tutti gli appunti sul computer, tutto in digitale, però questi post-it li utilizzerò per scrivere degli appunti sui libri, perché mi ricordo proprio che l'anno scorso avevo dei momenti in cui magari stavo segnando appunti sul libro, ma non c'era più spazio, almeno questo, e avrò sempre spazio anche sui libri. Questo soprattutto per materie come biologia, per esempio. Ultimo acquisto di Muji, ho preso questi, non so bene come chiamarli in italiano, qua si chiamano double clip. Io per studiare appunto stampo tutti i miei appunti digitali dei documenti docs, così ce li ho cartacei e così li posso tenere tutti insieme. Questa cosa anche in vista della maturità, così poi avrò tutti gli appunti messi insieme, non li perdo, non si perdono i pezzi. Questo qua quindi era il mini bottino di Muji, adesso invece passiamo alla Feltrinelli. Come vedete qua il sacchettone è molto molto più grande, infatti ho preso molte più cose. Cominciamo sempre dalle cose più piccoline, ovvero gli evidenziatori che ho preso. Le colorazioni, come vedete, sono abbastanza simili tra di loro e sono molto molto spenti come colori. Sono tipo sul marroncino beige. Questo perché io per quest'anno mi sono immaginata una aesthetic accademia, biblioteca, così, e questi colori sono quelli che associo a questo aesthetic. Quindi niente, sono super super cute, ve li farò vedere anche come sono su carta. Veramente si capisce un sacco che questo è il mio ultimo back to school e che sto crescendo, perché non mi emoziona neanche più così tanto avere un miliardo di evidenziatori, un miliardo di colori diversi. Credo che sia anche una cosa bella da un certo punto di vista. Passiamo ora al pezzo forte, ovvero i quaderni. Ho preso letteralmente solo due quaderni, questo perché appunto ragazzi io segno tutti i miei appunti sul computer, quindi mi servono principalmente per matematica e magari per fare qualche riassunto su carta. Questi sono letteralmente bellissimi, cioè mi sono innamorata e poi secondo me sono strabbinati agli evidenziatori. Questo qua è a righe, azzurrino con i fiorellini super cute, eccolo qua. Entrambi appunto li ho presi grossi con questa cosettina qua perché sono molto più comoda a poi strapparli dal quaderno piuttosto che prendere i quaderni normali, che durano anche molto di meno. E poi abbiamo questo qua che è il secondo, che è quello a quadretti, che sarà quello che utilizzerò per fisica, matematica. Eccolo qua. Io vi giuro che sono innamorata, sono troppo troppo aesthetic, un po' da ragazza misteriosa e questa cosa mi piace. Altro acquisto da ragazza misteriosa di cui vado super fiera, questo raccoglitore, stupendo. Ragazzi, il raccoglitore è una cosa che dovete assolutamente prendere se ancora non l'avete presa, perché è comodissimo. Soprattutto per me quest'anno che avrò la maturità, qua dentro ci metterò tutti i documenti, tutti i miei appunti, tutto, 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 tutto. Però in generale, anche negli scorsi anni, io ho sempre utilizzato il raccoglitore, a fine anno arrivo che ho il raccoglitore pieno di cose. Sapete quelle varie autorizzazioni, eccetera, eccetera, che vi portate a casa, non sapete dove mettere, le mettete nel raccoglitore così è tutto in un posto ed è tutto in ordine. E soprattutto questo qua, cioè ragazzi, è bello spesso, quindi mi passerà per tutto l'anno. Poi letteralmente bellissimo, così violetto, adoro. Ultimo acquisto, che anche questo, se ancora non avete comprato queste cose, mi raccomando, correte al supermercato a comprarle, ovvero i fogli di protocollo, letteralmente vi salveranno la vita. Io ho preso sia quelli a righe sia quelli a quadretti, perché durante le verifiche arriverete la mattina a scuola che vi servirà il foglio di protocollo e magari non avete il quaderno da cui strapparlo, magari nessuno ve lo presta, quindi mi raccomando, così siete autonomi a scuola. Mi ricordo che l'anno scorso era un incubo trovare i fogli di protocollo verso la fine dell'anno perché avevo tutti i quaderni finiti, nessuno ce li aveva più, quindi letteralmente ogni volta era un parto. Così quest'anno ho i miei fogli di protocollo e è molto bella come cosa. E nulla amici, quindi questa qua era un po' la haul del mio shopping back to school. In tutto alla fine ho speso circa 50 euro, anche perché non ho preso tantissime cose come avete potuto vedere, però sono molto contenta di quelle poche cose che ho preso perché hanno proprio una aesthetic tutto loro. Sto pensando di registrarvi anche altri video back to school, fatemi sapere cosa vorreste vedere qua sul canale. Baci, abbracci, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao ciao!